Sant'Agostino Valla, una partita che ci aspettavamo equilibrata, equilibratissima è stata, con qualche infortunio vi ha costretto a giocare in quattro alla fine, però comunque il Sant'Agostino si è battuto fino alla fine. Un ultimo minuto che è stato con i tiri liberi molto molto lungo, diciamo così, insomma, è un riassunto valido o vuoi aggiungere qualcosa? Beh, diciamo che siamo stati colpiti molto dalla sfortuna questa sera, perché subito abbiamo perso il nostro capitano dopo 10 minuti di partita, e dopo si è fatto anche il nostro compagno, essendo in pochi purtroppo siamo rimasti in quattro, però ci abbiamo dato il cuore tutto e alla fine siamo riusciti a crederci fino alla fine, eravamo punto a punto, siamo arrivati fino a quasi un punto di distacco e niente, è andata così, complimenti al Valla e... Innanzitutto, in che condizioni è Giacomo? Non l'ho visto più dopo l'infortunio. Per quel poco che ho visto, ha un taglio sull'orecchio, penso sia andato al pronto soccorso perché era abbastanza profondo, ma sopravviverà, lo rivedremo, dai. Va bene, lo rivedremo battersi con i colori del Sant'Agostino. Poi, successivamente ti volevo chiedere, nonostante... diciamo, giocavate in quattro, siete riusciti a recuperare gran parte dello svantaggio. Cosa vi ha portato appunto a fare meglio in quattro che in cinque? Penso abbastanza la disperazione, perché comunque non avevamo, l'unica cosa da fare era spingere, provarci, non avevamo più niente da perdere nel momento in cui ci siamo ritrovati in quattro. E l'unica cosa che potevamo fare era alzare un po' il ritmo, ce l'abbiamo fatta. Peccato per il punteggio, beh, che ci ha visto uscire sconfitti di 4 punti, ma ce l'abbiamo messa veramente tutta e in 4 le energie e l'ossigeno al cervello andavano scemando e siamo arrivati veramente in debito di ossigeno. Comunque il trofeo dei collegi del Sant'Agostino continua e finisce il basket, perché con questa partita appunto finisce il girone A che vede il Don Bosco primo, il Valla secondo, il Sant'Agostino terzo e Caroli quarto, ma il trofeo dei collegi continua, vi vedremo anche nel calcio, nella pallavolo. Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo che c'è anche la corsa campestre, il Dragon Bot. Più o meno dovremmo esserci in tutti, anche se il Don paga, questo ed altro. Va bene, allora ricordiamo che per seguire le avventure del Sant'Agostino nel trofeo dei collegi basta seguire queste interviste, cliccare mi piace sulla pagina Facebook, cliccare iscriverti a questo canale. Due bei ragazzi così non possono mettermi via. Va bene, vi ringrazio, spero di rivedervi ancora in questa stagione. Ciao. Grazie mille. Ciao.